Grazie naturalmente al professor Martorana, al comitato direttivo e al comitato scientifico per l'invito a comoderare con Vittorio Vavassori questa sessione che affronta un argomento clinico di grande interesse per tutti coloro che si occupano di carcinoma prostatico, che è la ripresa locale di malattia dopo chirurgia. Noi tutti sappiamo che la ripresa biochimica di malattia è un evento estremamente frequente, la cui incidenza naturalmente varia in funzione della classe di rischio del paziente e anche in funzione delle procedure terapeutiche che vengono utilizzate. Esistono certamente alcuni fattori clinici che possono aumentare il rischio di questo evento. Questi fattori sono senza dubbio la selezione dei pazienti, sono l'attitudine che il chirurgo ha nei confronti dell'approccio chirurgico, nei confronti della malattia. E anche elemento non trascurabile, anche l'accuratezza della valutazione diagnostica del pezzo operatorio, perché anche questo può avere un impatto non indifferente. Chiaramente la selezione dei pazienti ha una rilevanza notevole, e è ovvio che allargare la selezione a pazienti con malattia già di partenza localmente avanzata aumenta il rischio di recidiva locale. L'attitudine intesa come approccio alla procedura chirurgica ha anche quella una importanza relativa. Questo è uno studio interessante che è stato fatto nell'ambito del controllo di qualità all'interno dello Sloan Kettering, dove si è visto che in funzione dell'atteggiamento del chirurgo nei confronti della malattia i risultati potevano variare. E vedete che gli indicatori blu rappresentano i chirurghi che avevano una grande attenzione sull'aspetto funzionale, quindi sulla continenza e la preservazione dell'attività sessuale, ma che pagavano un prezzo in termini di radicalità oncologica, mentre i chirurghi che erano più attenti alla radicalità oncologica e che quindi procedevano a un intervento più radicale, pagavano un prezzo in termini di risultati funzionali. Questo per dire che l'operato del chirurgo ha un ruolo fondamentale. Chiaramente anche la interpretazione patologica del pezzo operatorio è fondamentale perché una eventuale non corretta valutazione dei margini chirurgici, ad esempio, può privare il paziente di una terapia adiuvante post-operatoria e quindi può aumentare il rischio di una recidiva locale. Detto questo, mi fermo e cedo la parola a Vittorio che introdurrà i relatori.